L'antico maniero fu un tempo una solida costruzione con compiti di vedetta difensiva di tipo militare. Il suo scopo era difendere la popolazione locale dal pericolo di incursioni nemiche, spesso provenienti dal vicino mare. La sua datazione è presumibilmente risalente al XVI secolo, anche se si suppone essere stato costruito sulle rovine di un precedente maniero militare risalente al XV secolo. Esso venne realizzato dagli Orsini del Balzo, una potente e ricca famiglia di feudatari terrieri presenti nel Salento. L'antico castello subì delle notevoli modifiche che ne trasformarono definitivamente il suo aspetto originario. Fu sotto la proprietà dei Personè che il castello iniziò la sua lenta trasformazione gentilizia e assunse le sue attuali connotazioni grazie all'intervento diretto dei Granafei, che nel 1747 acquisirono il feudo di Cannole. Entrando nello splendido cortile, il visitatore è subito rapito dalla bellezza della struttura. Qui è presente la vela di un pozzo, ancora perfettamente conservato, che riporta la data del 1752, anno della sua realizzazione. Più di tutto è il giardino che colpisce l'attenzione e rappresenta il punto più alto di ingentilimento di quel che fu l'antico maniero di Cannole. Esso è ampio e ben conservato, e al centro vi è il fiore all'occhiello dell'intero cortile, una splendida fontana in stile tardo settecentesco, su cui troneggia lo stemma nobiliare della famiglia Granafei.